Gli basterà anche un terzo posto nella tappa ucraina del Mondiale di Motonautica per laurearsi per l'ennesima volta campione della specialità F250. Il piacentino Claudio Fanzini, dominatore assoluto negli scorsi appuntamenti di San Nazaro e Mora, in Svezia, ha tutte le intenzioni di ripetersi anche a Ternopil, sfrecciando, come solo lui sa fare, anche sulle scure acque del fiume Seret. Questo sarebbe, se lo riusciamo a vincere, il terzo della 250. È il mio quinto mondiale. Abbiamo lavorato tutta la stagione per puntare questo obiettivo. Abbiamo l'intenzione di almeno di portarlo a casa. Chi è che potrebbe metterti, tra virgolette, i bastoni tra le ruote? Beh, ovviamente abbiamo Andrea Ongari, che è al secondo posto, ha solo 6 punti di differenza da me. Quindi se dovesse capitare qualcosa, nel senso imprevisto, uno stop con una mano o qualcosa di questo tipo, lui, se vince il Gran Premio, io devo arrivare, come dicevi tu, almeno terzo. Dopodiché si penserà al futuro. Sicuramente la stagione non è finita, perché abbiamo di fronte il campionato della 350, dove siamo detentori ancora del titolo, siamo campioni in carica. E vorremmo riconfermarsi anche lì. Finita la stagione, dovremmo fare il punto della situazione e pensare in futuro forse un cambio di categoria. Però tutto deve valutare alla fine dell'anno.